Ragazzi, posto in cui ho fatto il barra, il serra perso e vari pesci persi, tra cui quello che mi ha spaccato l'assist. Oggi non è che sia tranquillo da farsi il bagno, però diciamo che è abbastanza pacato oggi l'oceano. Qua c'è una pozza imbarazzante, chissà cos'è venuto su. Vediamo se riusciamo a farci due lancia spinning ora al cambio luce. Vediamo. Allora, lanciare. Qualche metro lo si lancia. Vedere anche quanto sono. Vabbè. Eccolo. Eccolo. Credo sia un barretto. E infatti andiamo a tirarlo su da qua. Ok. Subito. Allora, lì è su una roccia in bilico. Per rimanere rimane. Non voglio rompere un'altra canna, soprattutto per un barra. Quindi vorrei prendere il filo. Se si slama, no, 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 no. Col momotti nella roccia, no. Vabbè, torna in acqua e ti rifaccio uscire in qualche modo. Ok, forse lì ci rimane un po' più tranquillo. Sta arrivando un'ondona. Vediamo se riesco a prendere prima il filo. Ok. Minchia, primo lancio, subito. Era in caccia qua sotto. Vieni, bello. Non è manco così brutto, che dici? Ok. Lo molliamo nella pozza più profonda e continuiamo a pescare. Tanto si riprende due secondi che qua l'acqua è ossigenata. Non qui, ovviamente, ma qua. Bello. Riescono anche ad uscire i pesci. Vediamo di slamarlo senza bucarci. Aia, porco Giuda. Qua devo prendere le pinze, sto facendo stronzate. Ok, no. Buono. Vai, vai, vai avanti. Girati. Bravissimo. Vai, un altro. Un altro, dai. Vediamo se mi ha piegato qualche ancorotta. No. Bene, terminale. A posto. Lui si riprende due secondi e poi lo libero. Vai. Un altro paio di lanci. Più schiumosi questi. No, niente, non riesco a lanciare le schiume. Me lo porta via. Il pesce riesce anche ad uscire in questa condizione, per fortuna. Perché non è una condizione di oceano impescabile. Come vedete sale tanto, ma sale dove deve salire, ecco. Non che ti mette in pericolo la vita ad ogni onda. Comunque, schiumatella la facciamo lanciando qua con calma, attenzione alle onde. Vediamo una schiumata qua. Ok, sono dentro la schiuma. Io avrei... Che cazzo ho preso? No, mi si è girato il coso, ok. Non si era neanche girato. Mi ha preso un attimo una risacca. Penso. Metto un po' fuori dalla schiuma magari ora.
Niente. Ultimo tirettino in questa schiuma. Guardate quest'onda, eh. Sale, non sale di qua, mi sale di là. Buono. Tiro nella schiuma. Perfetto. Bello. Guardate, se c'è non mi sbaglio, gli dà subito. Un po' più lento magari. Niente. E qua non c'è. Andiamo a provare di là. Vediamo anche come sta il barra. Ok, sta molto bene. Ok. Barrettino. Nulla di speciale. Nulla che abbia tirato tantissimo. Tanto con la canna leggera da spin. Mi aspettavo qualcosina in più da questo barra. Ok. Diciamo che con le onde che me lo permettono posso stare qua. Facciamoci questa schiumata. Ok, sono un po' alto qua. Ma dammi le onde che può un attimo finire dentro. No, sono troppo alto. Riprovo, ma non riesco a muovere l'esca bene come vorrei io. Vedete che qua sale un po' che non mi piace. Lo recupero lento lento. Stavo pensando di farmi quello schiumone assurdo, ma non so neanche da dove lanciare. No, in realtà gli lancio da qua nello schiumone. Goodbye Momotti. Cazzo, goodbye Momotti. Guarda che bello come nuota. Dai, ultimo lancio di qua e ci ho provato. Più che altro troppo alto, faccio fatica a rimanere in pesca. Faccio scendere 2 secondi. No, c'è il bar girato. Ora lo vado a recuperare. Ho paura che poi mi schiaffa. Che cazzo lo mangio il barracuda. Niente. O che non gli gusta Ermomotto, oppure non sono interessati. Fammi rilasciare il barrigno. Per rilasciarlo ora devo schifare le mani. Non ne avevo per niente voglia. Vai indietro un attimo a respirare qua. Vieni. La canna l'appoggio qua, tanto posso stare tranquillo oggi. Barrogno sarà 1,5 kg, 2 kg, nulla di esagerato. Boom, rilascio del barrotto. Doppio carpiato, è andato. Un paio di tiri col Momoz lì sulle fiancate qua della scogliera.
ma giusto un paio di lanci, il problema è che sono in alto a pescare. Un bel lancio di merda. No, non si muove affatto bene quest'esca. Ok, visto che c'è ancora il cambio luce voglio provare una gomma recuperata anche sempre con questa canna, recuperata un po' vicino al fondo anche magari. Chiudo un attimo, ok, perché può esserci qualche cerniotta qua nei paraggi, quindi andiamo a metterci un gommino, un black minnow e via. Se lo trovassi la cassetta delle gomme, andiamo a mettere un bel black, questo qua, tanto è abbastanza già triturato, ci sta se me lo scassano. Via questo, dentro black. Quindi black minnow inserito, andiamo a farci un paio di lanci a black. Allora, black lo lancio molto di più. Esatto. Prima lo provo nella schiumata, che secondo me può far colpo. Aiaiai, quante alghe. Bruttissima questa cosa, non ci voleva. Questa cosa è brutta brutta. Questa cosa non mi piace per niente. Non riesco a pescare se ci sono le alghe con queste esche. Sotto comunque l'alga non è mai un buon segno, perché non riesco a pescare io con l'alga. Vediamo, magari mette gigli, però
Allora, forse a galla ce n'è qualcosina in meno di alga. Se riuscissi a fare un lancio dignitoso nello schiumone. Eccolo. Ultimo lancio, poi cambio colore perché magari cambiare anche la gamma colore non deve essere una cosa stupida secondo me. Metto un sardina con la codina fluo poco poco. Non lo cambiare. Poi magari cambio diretto genere di esca. Questo è sempre smomoz, è un po' più caroccio. Questo fa più riflessi. Secondo me per l'alba così cambio luce da buio ad alba potrebbe essere, non dico la mossa, ma un qualcosa di un po' più sensato. Penso che i bar hanno bisogno di vedere il pesce per mangiare. Penso che cacciano a buio. O almeno vederlo così tanto fluo. Sempre momotti ma colore diverso. Morro. Slamato.
ed era un recupero lento, quindi mangiano più lento invece che solito. Perdere i pesci, vabbè, un bar, zio Ledro, piccolotto come quello di ieri, c'era stato così di più, magari tirava un po' più cattivello, ma poco. Come on up.